Ad Agnone ha finalmente aperto le porte la mostra del costume contadino dell'Andocciata. Tantissime persone, tantissimi volontari hanno realizzato questa mostra all'interno dell'ex chiesa di Sant'Antonillo e hanno recuperato tantissimi costumi antichi dal valore inestimabile e hanno raccontato tutte le tradizioni di questi contadini, contadini che partono, contadini che vivono una loro vita quotidiana. E con noi abbiamo una delle organizzatrici e allestitrici di questa mostra, la signora Mara Di Pietro, che adesso ci racconterà il contenuto di queste stanze, della vita di questi contadini. La cucina, che era l'ambiente dove la vita contadina si svolgeva in pieno, in tutte le sue forme. Troviamo Pappanella, che è la nostra prima, diciamo, indossatrice. Lei è nata scherzando ed è rimasta così fino alla fine perché abbiamo messo su di lei tutti i vestiti tipici, che poi sono i vestiti che utilizziamo la sera dell'andocciata. Rumaccature de Tibba, la giacchetta, la mandera, la gonna con le trine, le calze. Naturalmente, quando si rientra in casa si tolgono le scarpe, si tirano giù le molle perché sono calze rette su dalle molle, e poi si toglievano le scarpe che una volta fatte dovevano durare per tutta la vita, quindi si cercava di proteggerle, si proteggevano con le cendrelle. Questi chiodi che venivano messi su tutto l'arco della scarpa e proteggevano la suola, quindi questa scarpa doveva durare tutta una vita. Siamo con gli attori che andranno in scena questa sera nello spettacolo I favolosi anni 60 qui ad Agnone della compagnia Teatrè. Siamo con Maurizio Sarubbi e Susi Rutigliano. Si riparte finalmente anche per gli attori, per gli operatori del mondo dello spettacolo, si torna in scena dopo un lungo periodo di stop. Com'è stata la ripartenza, Maurizio? La ripartenza è stata faticosa, però piena di promesse, perché appena hanno riaperto i teatri, gli eventi teatrali, la Teatrè, per fortuna, come tante compagnie pugliesi e nazionali, hanno avuto tante tante proposte, ovviamente all'aperto, perché per i teatri al chiuso dobbiamo faticare un po'. Per fortuna la Teatrè si fa trovare pronta, perché abbiamo un repertorio, diciamo, vecchio, se così, però che funziona, e anche delle produzioni nuove, Maggio su Rino Gaetano, per esempio. Quindi la riapertura è stata buona, positiva, specialmente per il pubblico. Invece, qual è la grande forza del teatro dialettale? Voi portate in scena la baresità del teatro. Questo spettacolo è uno spettacolo di narrazione che è stato scritto da Emanuele Battista, e racchiude tutta la tradizione culturale diciamo della Bari degli anni 60. La cosa bella è che, oltre il dialetto, che comunque è una parte importante naturalmente come contesto sociale, c'è anche molto italiano, quindi comunque può essere compreso sia dai così baresi che da tutti i pugliesi, e quindi questo è uno spettacolo, secondo me, che può essere portato tranquillamente in tutta la Puglia. Spero che piaccia. Quindi divertimento, ma anche riflessione in questa rappresentazione teatrale, vero? Riflessione, sì, vabbè, diciamo che racchiude anche un po' tutte le tradizioni meridionali della nostra penisola. Riflessione perché si fa un grande paragone, ecco, tra quelle che erano le abitudini dell'epoca. Una su tutte, la mancanza assoluta di tecnologia, di telefonini, che probabilmente hanno un po' rovinato la comunicazione tra le persone.
hanno migliorato la comunicazione in genere, ma tra le persone forse hanno tolto un po' di vivacità, di ascolto e soprattutto di affetto, secondo il mio parere. Quindi c'è questo paragone forte tra gli anni 60 e i tempi odierni, insomma. I piccoli oggetti che erano un pretesto per unire la famiglia, su tutti in inverno il braciere, la fraciere, con la scusa di, insomma, riscaldarsi, erano tutti lì uniti a raccontarsi le favole, per esempio. Quindi con questa rappresentazione si torna nel passato. Cosa salveresti, invece, cosa cambieresti degli anni 60, Susi? Cambierei quasi nulla, anche perché io sono nata negli anni 60, lo ricordo come un periodo bellissimo, un periodo di sogni, di ambizioni, un periodo in cui si poteva ancora sognare, si poteva giocare tranquillamente all'aperto, le mamme erano più serene. Adesso siamo un po' tutti troppo apprensivi nei confronti soprattutto dell'infanzia, quindi credo che degli anni 60 io salverei tutto. Sindaco Saia, oggi una nuova serata teatrale qui ad Agnone, di cosa si tratta? Dopo la serata del 22 maggio, dove abbiamo aperto la stagione teatrale, la stagione di ripartenza per gli eventi su Agnone e sull'Alto Molise, continuiamo con questa collaborazione che abbiamo con la Regione Molise grazie al progetto Turismo e Cultura, e proponiamo 5 serate ancorate alla tradizione agnonese dell'andocciata, che noi vogliamo sempre più valorizzare e tenere viva non solo nel mese di dicembre, ma iniziarci ad ancorare degli eventi durante tutto l'anno. Quindi abbiamo abbinato ad ogni gruppo che ha portato ad alti livelli l'andocciata una serata teatrale di compagnie provenienti dalle regioni qui vicine, quindi Puglia, Lazio, Abruzzo, Molise e Marche. Una serata sicuramente dal grande valore culturale. Quanto è importante la cultura qui ad Agnone? L'appellativo di Agnone, Atene del Sannio, già la dice tutta. Quindi noi non solo dobbiamo mantenere vivo questo appellativo, ma lo dobbiamo rafforzare negli anni che verranno, anche perché la cultura è uno dei settori che dovrà portare il maggior sviluppo non solo ai nostri territori, ma alla Regione Molise e anche all'Italia. Dal Teatro Dialettare Barese di Agnone è tutto. Si conclude qui questa puntata di Viaggio in Molise. Voi continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, in TV al canale 11 Telemolise in Molise, sul canale 96 in Abruzzo e sul canale 880 nel Lazio. Ci vediamo alla prossima con un'altra storia, un altro paese, un altro viaggio in Molise. Grazie.